Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Freddy the Tortoise Store, canale del collezionismo dove troverete recensioni come questa che state guardando. Se siete collezionisti iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i video futuri. Oggi siamo qua per parlare di Carlo Verdone, della quarta statua targata Infinite Statue. Il protagonista di oggi è Enzo sulla sua Fiat Dino Spider in scala 1:18, direttamente dal film Un Sacco Bello. Come possiamo vedere, la scatola è simile alle altre tre già uscite. Alcune statue le abbiamo già viste sul canale, ve le lascio ovviamente in fondo a questa recensione. Dietro troviamo le informazioni su questa statua, davanti vediamo questa bella finestra dove possiamo già ammirare parzialmente la statua. Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a fare l'unboxing. Ok, questo è quello che troviamo fuori dalla scatola. Questa è la nostra teca in plexiglass, la solleviamo e sopra troviamo per protezione questo pezzo di plastica, ovviamente con le dovute protezioni qui, che va a tenere ferma la macchina. Queste statue, a differenza delle prime due che uscirono, cioè Fantozzi e Bud Spencer, abbiamo già una piccola base dove viene esposta la macchina con il pavimento a secondo poi dove si trova la macchina. In questo caso questa scena ritrae la parte dove lui è fuori dall'ospedale che attende l'esito del dottorino e quindi abbiamo questo pavimento. Allora, diamo un'occhiata alla macchina, come potete ben vedere è favolosa, identica al film. Qui abbiamo il simbolo della Ferrari, sui fanali abbiamo le X, proprio come nel film, la targa ovviamente è quella. All'interno è stata fatta fedelmente all'originale, troviamo la scritta Pininfarina, dietro vediamo il retro, bellissimo, due scarichi. Possiamo vedere nell'orecchio di Enzo la sigaretta, ovviamente, guardate gli occhiali appesi al collo insieme alla catenina d'oro, fantastica, la mano appoggiata sul volante, sotto hanno messo una protezione, questa ovviamente si toglie, praticamente qui. Adesso ve lo faccio vedere subito. Abbiamo quattro viti, 1, 2, 3, 4. Togliamo l'auto e si tolgono le protezioni da sotto, quindi niente paura. Questo è il nostro Carlo Verdone. Ricordo che la scala è 1:18, quindi ok, qui sono riuscito a fare lo zoom, troviamo i tre bottoni come nel film, quindi abbiamo smoke, drink e fuck. Con smoke troviamo per fumare, drink troviamo i liquori e fuck si abbassava il sedile. Qui troviamo il cruscotto, davvero fantastico, e ovviamente abbiamo anche music con la nostra cassetta arancione come nel film. E questa è la nostra auto, davvero fantastica, come ovviamente tutte le altre da uscita. Allora, non abbiamo accessori per quest'auto, però abbiamo l'antenna ovviamente da montare, che andiamo a mettere qua, la nostra antenna. Ricordo che il film è Un Sacco Bello, il film esordio di Carlo Verdone, che anche quello si divideva in tre episodi, e Infinite Statue ha deciso di immortalare ovviamente quello di Enzo, visto che aveva la macchina, e inserirlo in questa serie di quattro macchine. Ricordo che il primo era Mitrano, il secondo Furio, il terzo Mimmo, tutti e tre che fanno parte del film Bianco, Rosso e Verdone, e questo è Un Sacco Bello. Allora, diamo un'occhiata alle dimensioni. La macchina, come detto, è in scala 1:18, le dimensioni, la lunghezza è 23 cm della macchina, pressa poco, mentre della basetta 30 cm.
5. La larghezza dell'auto di 9 cm e della basetta di 16 cm. L'altezza poco importa, però andiamo a dare un'occhiata, sono la parte più alta, cioè la testa, è 8 cm, mentre invece la parte più alta, cioè l'antenna, 12. Ok, ultima cosa da segnalare è la targhetta che troviamo all'interno della confezione, e andiamo a posizionare, ovviamente calamitata, andiamo a posizionare qua, e quindi questo sarebbe il nostro risultato finale. Poi, una volta posizionata la targhetta, possiamo ricoprire la nostra auto con la teca e conservarla in questo modo. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, sono ovviamente positive, io sono proprio soddisfatto di questa serie, ovviamente le ho tutte e quattro. Cominciato a comprare quella di Fantozzi, che anche quella trovate il video in fondo a questa recensione, ve lo lascio. Poi ho comprato quella di Bud Spencer e poi dopo sono andato avanti essendo un fan di questi film anni 80, quindi sono contento di questa collezione e spero che vadano avanti con altre di queste perle. Quindi io vi consiglio assolutamente l'acquisto se siete ovviamente fan di Carlo Verdone. Detto questo, io vi ringrazio come sempre di averci seguito e vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti.